Radio Flash e LivornoMagazine.it presentano Innamorarsi di Livorno. Livorno e il suo porto, di Alessandro Brunetti. 14ª puntata. Nel 1907 viene presentata al Parlamento una legge che deve stanziare i fondi per la sistemazione di tutti i porti italiani. A Livorno vengono concessi 12 milioni di lire, vengono presentati e si susseguono vari progetti, molto discussi. Dal 1932 al 1940 proseguono i lavori di completamento del nuovo porto industriale con l'impianto di binari, la sistemazione di strade e piazzali, la costruzione dei fabbricati per gli uffici pubblici e del grande magazzino merci sulla calata Sab, gli impianti meccanici di sollevamento, gli impianti di acquedotto, di illuminazione e il raccordo diretto con la via Aurelia. All'inizio della Seconda Guerra Mondiale, l'opera di costruzione del nuovo porto industriale è quasi compiuta. Fino al maggio 1943 nessun danno è stato inferto al porto e anche i numerosi bombardamenti che avvengono in seguito producono guasti contenuti. Spetterà la metodica opera delle truppe tedesche e la distruzione sistematica di tutti gli impianti portuali mediante brillamento di potenti mine. Non un palmo di banchina è risparmiato, non un apparecchio, non una gru, non un metro di binario, non un magazzino, non sono risparmiati nemmeno i porticcioli da pesca di Ardenza e Antignano. Il porto è imbottigliato. Negli specchi d'acqua sono affondati 130 scafi, che bloccano gli scali e limitano l'utilizzazione dei bacini. Le devastazioni raggiungono il 100%. Potete riascoltare questa puntata in on demand su www.livornomagazine.it e nella sezione FlashTube di www.radioflash.info.